Buongiorno a tutte e a tutti. Inizio con una cosa che normalmente non si fa, ma intanto Gianni dice che faccio sempre il cazzo che voglio e quindi è giusto farlo. Ed è ringraziare davvero quelli che hanno reso possibile questo congresso, perché non ci pensiamo, ma chi ha fatto le grafiche, chi ha allestito, chi ci ha dato da mangiare, tutta questa roba qua avviene perché c'è una grande passione, in qualche modo, che ci mettiamo. Credo che l'abbiate capito, non siamo i sindacalisti come gli altri, no? Siamo donne e uomini che abbiamo scelto di fare questo nella vita, che prima di fare questo i sindacalisti facevamo altro, che siamo sempre stati schierati in basso nella difesa delle persone più deboli. E questa per noi è una scelta di vita. E guardate, senza questo sforzo, senza lo sforzo, la passione che le persone ci mettono, l'avventura di ADL Cobas non sarebbe mai stata possibile, no? E naturalmente grazie a chi ha dato il via a questa avventura e ha permesso che in una piccola città di provincia, Alessandria, che probabilmente molti di voi non sanno neanche identificare nella cartina geografica, potesse nascere un'esperienza sindacale che nel giro di poco tempo è riuscita ad insediarsi in decine e decine e decine di posti di lavoro, non solo nella logistica, per provare, come dire, anche in quei territori che erano territori vergini di, diciamo così, intervento sindacale, provare a costruire e macinare diritti per le lavoratrici e dei lavoratori. Non era facile, abbiamo iniziato a farlo dentro la pandemia, abbiamo iniziato a farlo quando addirittura facevamo fatica a spostarci, a muoverci, ma oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, possiamo dire che quella strada che abbiamo iniziato è una strada che ci ha dato anche un casino di soddisfazione. E ovviamente grazie, come dire, a tutti quelli che ci hanno insegnato a fare sindacato, perché va sicuro che non era una cosa semplice, e so che si arrabbierà tantissimo per questo, ma grazie a Luca che mi ha insegnato a fare sindacato, a cui rompo i coglioni tutti i giorni, e senza questa disponibilità a tramandare i saperi oggi noi non saremmo quello che siamo. Guardate, ritorno esclusivamente su alcuni punti della relazione che mi sembrano quelli importanti. Il primo, il dibattito a cui assistiamo oggi quando leggiamo i giornali e guardiamo i telegiornali. Sto dibattito sul salario minimo. Boh, meno male, qualcuno dice che bisogna introdurre un salario minimo per legge di 9 euro lordi l'ora. Pensiamo che sia poca la cifra di 9 euro lordi l'ora, ma ben venga che si ponga il tema che in questo paese esistono milioni di lavoratrici e lavoratori che, pur lavorando, sono persone povere, che non mettono insieme il pranzo con la cena, che non riescono a dare una vita dignitosa alle loro famiglie e ai loro figli. E niente, la discussione si è fatta. Il governo ha spiegato ieri che decideranno loro forse fra 6 mesi. E come giustamente diceva Sergio, il salario minimo non ci sarà in Italia, perché questo governo, come dire, il salario minimo non lo vuole fare, e chi prima era al governo e oggi dice di fare il salario minimo, quando stavano al governo loro il salario minimo non l'hanno fatto. Però guardate, una cosa noi dobbiamo dircela e dobbiamo riconoscerla: noi non abbiamo aspettato che il governo decidesse per legge di istituire il salario minimo a 9 euro lordi l'ora. Noi il salario minimo ce lo siamo presi con gli scioperi, ce lo siamo presi con i blocchi nei cancelli della logistica. E se oggi migliaia, decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori organizzati con noi hanno un salario che non sono più quegli 8 euro lordi l'ora che prevede il 6J della logistica, è solo esclusivamente perché hanno lottato, perché si sono battuti. E una cosa mi verrebbe da dire, diciamo così, noi siamo consapevoli dei nostri limiti, sappiamo di essere un'organizzazione sindacale, piccolina ma che rompe i coglioni, come i cagnolini quelli piccoli che abbaiano tanto, no? Siamo piccoli ma facciamo il nostro. Io un messaggio al segretario generale della CGIL che dice che anche lui voleva l'istituzione del salario minimo per legge, sarei per mandarglielo. Caro Landini, smetti di firmare contratti di merda che prevedano paghe base di 5 euro lordi l'ora. Questo è il tema. Si sta discutendo in questo momento del rinnovo del contratto della logistica. Cominciate da lì. Cominciate a definire che il livello 6J della logistica deve avere almeno una paga base oraria di 10 euro lordi l'ora. Perché le chiacchiere stanno a zero. E perché, questo lo sappiamo, nell'esperienza e nella strada che abbiamo fatto, le cose ce le conquistiamo. Non aspettiamo che qualcuno dall'alto ce le dia,
ma siamo abituati che se le cose non arrivano ce le andiamo a prendere. Guardate, è la storia dell'umanità, il conflitto di classe, il conflitto fra chi lavora e chi sfrutta le vite di chi mette a disposizione la propria prestazione lavorativa è quella robetta, come dire, che ha mosso la storia. E poi lo sapete, io questa roba ci tengo a dirla, no? Tante volte le lavoratrici, i lavoratori anche ci dicono che siamo un po' strani, no? Perché noi siamo sindacalisti, noi dobbiamo difendere i diritti dei lavoratori nel posto di lavoro ed è quello che facciamo, spero anche bene, no? Credo di sì, dal riscontro che abbiamo. E a volte ci si chiede, ma perché ci avete questo pallino che parlate della giustizia climatica e parlate dell'ambiente? Cosa c'entra la giustizia climatica e l'ambiente con i diritti nel nostro posto di lavoro? Sapete che cosa c'entra? Io vengo da una città che si chiama Alessandria, dove, guardate, possiamo anche guadagnare 2.000-2.500 euro netti al mese. Ma se vivi di fianco a una fabbrica di merda chiamata Solvay, che ammazza la popolazione che vive lì intorno, e quindi io vado a lavorare ma i miei figli si ammalano di cancro perché c'è una produzione nociva, allora io non posso occuparmi solo del posto di lavoro, devo occuparmi anche dell'ambiente in cui vivo. Se io posso anche guadagnare 2.500 euro al mese netti, ma poi questo è quello che sta succedendo a me. Vi racconto una cosa di carattere personale di cui ho già parlato con i delegati alla nostra assemblea dei delegati. Se sono 3 mesi che aspetto di fare una risonanza magnetica e non riesco a fare una risonanza magnetica che il dottore ha detto che devo fare perché nella sanità pubblica, come dire, non c'è posto per andare a fare una risonanza magnetica. Allora, i soldi delle tasse, quelli che tutti i mesi i lavoratori nella busta paga ci dicono «Claudio, troppe tasse, Claudio, troppe tasse, controlla bene». A cosa servono i soldi delle tasse se abbiamo delle liste d'attesa nella sanità che non ci permettono di curarci? Perché questo paese, dove sappiamo, la sanità era un po' il fiore all'occhiello, una delle migliori sanità del mondo, oggi decidono in qualche modo che i privati debbano fare profitti, per cui chi è ricco si può curare, i padroni non hanno i problemi a fare le risonanze magnetiche, chi lavora invece può anche morire, e aumentano le persone, milioni di italiani che non vanno più dal dentista, perché andare da un dentista pubblico diventa una roba incredibile. Ci si chiede a volte, no? Ma perché, Claudio, tutte le volte che c'è l'8 marzo, tutte le volte che c'è il 25 novembre, voi come sindacato ci dite a noi che comunque siamo uomini che dobbiamo andare alla manifestazione per i diritti delle donne? Perché guardate, riflettiamoci su questo. Finché le donne non saranno pienamente libere, noi non possiamo essere uomini liberi. E sappiate che noi uomini, tutti, anche gli uomini che mai hanno toccato una donna nella loro vita, siamo parte del problema. Quando si parla di patriarcato si sta parlando di questo. Si sta parlando che viviamo in una società dove chiaramente siamo abituati fin da bambini che gli uomini comandano, e guardate, noi possiamo fare un'unica cosa come uomini: metterci a disposizione e metterci al servizio delle battaglie delle donne, del movimento femminista, per dire non una di meno, per ricordare in qualche modo quello che è avvenuto con Giulia, rispetto a cui c'è stata una grandissima attenzione mediatica, ma senza mai dimenticare che in questo maledetto paese sono già 110 le donne vittime della violenza maschilista. E contro questo, se vogliamo costruire un mondo migliore, ci dobbiamo in qualche modo opporre. Concludo dicendo, come dire, un'ulteriore cosa che è questa, no? E che io penso essere fondamentale. Anche lì sono le domande che in qualche modo tante volte le lavoratrici e i lavoratori ci fanno, no? Dove poi a volte anche me lo fanno capire: Claudio, hai rotto un po' le scatole, a me interessa il ticket a 8, a me interessa il welfare aziendale, interessa il premio di risultato, interessa quello. Ma perché, come dire, io riesco ad ottenere il ticket a 8, il welfare aziendale, lo ottengo non solo perché siamo forti magazzino per magazzino, chiedo scusa ai delegati d'Alessandria che sta roba me l'hanno sentita dire migliaia di volte, otteniamo le cose perché siamo una grande organizzazione sindacale, e recentemente ad Alessandria succede che un'azienda rifiuta di prendere un appalto perché sapeva che lì dentro c'era ADL Cobas, e perché quell'azienda sapeva che i sindacalisti di ADL Cobas manco ci provano a comprarci, perché abbiamo la schiena dritta, perché camminiamo, come dire, nella strada
che le lavoratrici e i lavoratori ci indicano, perché come a noi piace dire, i lavoratori comandano e il sindacato obbedisce. Abbiamo cercato di fare questo in qualche modo uno stile di vita, e concludendo per dirci una cosa: abbiamo ottenuto tanto, ci sono posti di lavoro dove dopo che è entrato il sindacato oggi le lavoratrici e i lavoratori guadagnano 2, 3, 400 euro in più al mese. Questa è la verità. Quello che abbiamo ottenuto con la lotta, l'abbiamo ottenuto con gli scioperi, l'abbiamo ottenuto grazie a tutte le delegate e i delegati di ADL COBAS, che dentro i posti di lavoro sono la prima linea, sono la nostra trincea, sono quelli che subiscono le vessazioni dei capi e dei capetti, perché hanno avuto il coraggio di dire sì, sono io che inizio a dire dobbiamo iscriverci coi COBAS, e sono quello che ci metto la faccia e faccio il delegato. Ed essendo che faccio il delegato, no, tu lo straordinario non lo fai più, perché sei uno che rompi il cazzo con i COBAS. Ed è per questo che noi vi ringraziamo, perché senza il lavoro delle delegate e dei delegati, molto spesso, no, ci sentiamo dire grazie Claudio, grazie Gianni, grazie, no, grazie a noi tutte e tutti, innanzitutto grazie a chi in maniera gratuita e volontaria fa il delegato sindacale nel posto di lavoro e permette, come dire, a questa piccola grande storia di continuare ad esistere. Lo dicevo prima, quello che ci siamo presi ce lo siamo presi con la lotta. Ma sappiate bene che quello che ci siamo presi è una piccolissima parte di quello di cui abbiamo bisogno. Finiamo il nostro congresso, rimettiamo il coltello fra i denti, rientriamo nei nostri posti di lavoro e teniamo alta la bandiera di ADL COBAS. Grazie a tutti e a tutti.